Da oltre 30 anni il ristorante Arcobaleno a Cava dei Tirreni significa qualità e convenienza. Il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, dopo aver ritirato le deleghe ad assessori e consiglieri comunali quasi due settimane fa, ieri ha sciolto le riserve e ha provveduto a ricomporre la sua squadra di governo. Anche se in questi giorni, a quanto pare, non sarebbero mancati malumori, la giunta non ha subito grossi scossoni. Nello specifico, tra gli assessori, Angela Infante continuerà a ricoprire il ruolo di vice sindaco e, se da un lato mantiene la delega all'urbanistica, dall'altro perde quella ai lavori pubblici che passa nelle mani di Marcello Civale, il quale a sua volta cede al sindaco la delega al bilancio. Confermate le deleghe anche all'assessore Antonello Capozzolo, che continuerà ad occuparsi di turismo, spettacolo e cultura, mentre la delega alla comunicazione per il momento resta in capo al sindaco. Ad Anna Laura Raimondi, invece, in attesa dell'attribuzione di altre deleghe, gli resta la polizia locale. Ai consiglieri, invece, sono state confermate tutte le deleghe che avevano in precedenza: servizi sociali a Vincenzo Alfano, istruzione a Stefania Fiorillo, ambiente partecipati a Salvatore Pellegrino e ceramiche ed attività produttive al presidente del consiglio comunale Daniele Benincasa. È stata una semplice rimodulazione, una sorta di messa a punto, spiega il sindaco Giovanni De Simone, per dare più forza alla maggioranza e all'esecutivo da me guidato. Ora, con più slancio, più coesione e più determinazione, affronteremo le prossime sfide, a partire dalla ripartenza delle attività economiche post-emergenza sanitaria e con essa lo sviluppo e la ripresa delle attività turistiche.